Gente, buongiorno. Oggi è il 10 di settembre, giovedì. Una bella giornata. Sono sempre con la Sally e sono in Valtrebbia, quindi dopo il trekking dell'altro giorno, dove ho trovato qualche funghetto, ho deciso di venire in un mio posto. Quindi vediamo un attimino come si evolve la giornata. Ci sono un sacco di macchine, quindi inizia a girare voce che comunque qualche fungo inizia a trovarsi. Ed ecco ragazzi il primo nel muschio, è un po' piccolino, però già di misura per prenderlo, bello di nascita. E vediamo se troviamo qualcos'altro, dai, andiamo. Allora, sono qua con la Sally naturalmente, che si sta strofinando in terra, e ne abbiamo trovato un altro. Sally, se ti togli, ci struscia lì sopra. Eccolo qua, questo è molto bello, di nascita. Sally, lo rompi, è già bene che è trugno. Questo è molto bello, bellissimo. Dai, che forse. Allora, qua ce ne abbiamo un altro, di quelle bombette rosse. Però, io vi dico la verità, visto com'era andata, intanto lo raccogliamo. Là, bellissimo, bello. Di nascita, però vi dicevo, come avevo visto nel trekking della volta scorsa, io pensavo di trovare molto più roba, sì che ho proprio cambiato posto e valle, perché qua sono in Valtrebbia, però mi aspettavo un po' di più. Comunque dai, un giretto lo facciamo. Allora, c'è un sacco di gente ragazzi, ma proprio tanta, e là dove ho lasciato il cestino, ne ho trovati due, di cui uno schiacciato giusto dalla gente, perché purtroppo sono di nascita, sono piccolini e la gente non guarda dove mette i piedi purtroppo. Mentre qua ho lasciato lì il cestino, ho fatto ancora un giretto, c'è un altro bello, molto bello, bellissimo questo, anche questo di nascita. Ora andiamo, vi faccio vedere quegli altri due. Trovato, bisogna sempre guardare ragazzi dove si mettono i piedi, è molto importante, soprattutto quando sono di nascita così. Allora, gli altri due sono qua, uno riuscirò a prendere solo la testa e l'altro invece molto bello, anche questi di nascita. Dai, proseguiamo. Allora ragazzi, sono sempre nel punto di prima. Qua io ho una fungaia e quando sono così, però bisogna avere una pazienza inaudita, perché i signori che ho beccato mi hanno detto che loro non trovano niente. Però se si è nel posto giusto e si ha la pazienza, qualcosa esce. E vi faccio vedere. Uno. Due. Piccolino, se riusciamo non lo prendiamo. Qua c'è un'altra coppia molto bella e ultimo, forse ce n'è uno qua su questo ramo abbattuto che me li dà sempre. Guardate che bello, questo è molto bello. Copriamo, questo è molto bello. Mentre Sally, ferma. Questo, aspettate che mi stava cadendo. Molto bello anche questo. Il fratello. Siamo riusciti a lasciare questo e lo chiudiamo. E poi abbiamo ancora la coppia, che purtroppo il piccolo non riuscirò a lasciarlo perché è troppo attaccato. Andiamo. Allora, stiamo facendo un attimino una pausa, tanto vi faccio vedere finora quello che ho trovato, niente di che, però non a vuoto. E volevo dirvi che è difficile trovare tutti i funghi che sono nel bosco, quindi io dico sì, guardate bene, guardate in terra, ma io per primo non posso trovare tutti i funghi, nessuno potrà trovare tutti i funghi, quindi qualcuno lo lascerò anche indietro, sicuramente, chissà quanti ne ho lasciati. Allora ragazzi, questo è il primo
degno di nota, vero. E avrei voluto trovare tutti così. Guardate un po'. Guardate che spettacolo. No. Ah, crack. Vale. Mamma mia. Madonna. Sali per un po'. Dai delle soddisfazioni, Sally. Dai. Allora, sono nel punto dei rossi, perché qua ne ho trovati altri. Questi qua è prendibili, questo naturalmente lo lasceremo perché è proprio piccolino. Prendiamo uno, bello, due. Erano attaccati e si è staccato anche il piccolino. Questo andiamo, questa rotola, questo andiamo a ricoprire e vediamo se tornando tra 2 giorni magari lo si ritrova. Allora, diciamo che non è solo fortuna, perché io qua per i rossi vengo a colpo sicuro, però mi sta andando bene, perché guardate un po', che bella coppietta, questi sono uno spettacolo. Questo è un po' mangiato. Ah, è partita la testa. Non ne rimaneva praticamente più niente. E poi c'è il fratellone che fa croc. Spettacolo, spettacolo. Nel frattempo ho visto che era saltata una ranocchia. Vedete che bello. Allora, invece qua ragazzi è incredibile perché tutte le volte che nascono i rossi, io tutte le volte vengo in questo punto e tutte le volte trovo una famigliola. Sally, togliti un po'. Trovo una famigliola del genere. Uno, due e tre. Piccolino che sta nascendo. Cerchiamo di lasciarlo. Questo anche lo lascio perché è piccolino. La Sally si mette in posa davanti al bottino. Allora, questo che vedete è il passo. Vi faccio vedere, ce n'è. Sperando di non schiacciarne, perché se sono così, uno che lascio naturalmente, troppo piccolo. Un altro qua, di nuovo piccolino, mi terrò come riferimento questo legno, mentre poi abbiamo raccoglibili. Uno molto bello, bel boccetto, e due mangiato. Me ne sono accorto perché ho visto il bianco di questo mangiato e poi ho visto gli altri. Quindi aguzzate sempre la vista. Allora, ragazzi, questo da non vedere era veramente a prova di cieco. Qua hanno spaccato il legno. E hanno spaccato un fungo che era un fungo della Madonna, perché guardate il gambo, solo il gambo com'era, e guardate che bella capocchia che aveva. Vabbè, dai, sempre un fungo è. Allora, poi all'improvviso di ignoranza arriva lui e non so più cosa fare, perché cioè, guardate questo, cioè, guardate un po'. Lo scrocchiamo insieme. Mamma mia. Ma cos'è? Ma no, dai, è impossibile. Ma cosa? È impossibile. Cioè, guardate in proporzione alla Sally. Allora, io sono dell'idea che se, anzi, che per ogni fungo che lasci crescere, quindi di quelli piccoli, tanta gente li prende, ma poi cosa te ne fai? Il bosco ti ripaga con dei bei funghi. Quindi dopo il mostro che ho trovato lì, a pochi metri, pochissimi metri, ho ritrovato anche questo, che non è un mostro come quello di prima, ma è un fungo della Madonna. Quindi il bosco ripaga sempre, ripaga sempre. Questo è un fungo della Madonna, perché è la maturazione giusta, non ha un segno ed è spettacolare. E vi dirò di più, la cosa più bella è che non mi sono andato a infilare chissà dove, perché il passo è lì. Quindi il bosco, se trattato bene, ripaga sempre. Sally, siamo finiti in un punto della Madonna. Allora, contiamoli.
Uno. Ok. Uno. Poi contiamo. Due. Poi contiamo il terzo. Ok, li lasciamo un attimino qua. Poi, naturalmente, questo che lo lasceremo perché è veramente piccolo. Mi guardo intorno perché... Allora, qua c'è un altro. Non vorrei schiacciare quello piccolo. Il quarto. Bellissimo. Poi abbiamo... Mamma mia, qua sale. Abbiamo il quinto, anche questo molto bello, molto molto bello, ok? Poi abbiamo il sesto e il settimo. Ora vediamo se ce n'è altri. Allora, questo è incredibile, ragazzi, perché io stamattina sono salito su di qua, io insieme a altre almeno 10 persone. Quindi questo è il passo, ok? Io sono salito di qua. Guardate qua cosa c'è. No, è incredibile, ragazzi. Cioè, è nato ora. Come abbiamo fatto a non vederlo? Come abbiamo fatto? Ma è incredibile. Incredibile. Cioè, ma tra l'altro, guardate cos'è. Io non me le spiego queste cose. Non me le spiego. Allora, tanto bottino, non male, non male. Ma scendendo, sto andando alla macchina, continuo a buttare occhi ovunque. Guardate di nuovo qua, che bel rosso. Ma che peccato è lasciare questi? Niente, mi toccherà fermarmi un attimino qui, dare un occhio, per forza. Allora, qua siamo in un misto castagno, quindi ci sono molte più foglie in terra ed è molto più difficile. Ma se si guarda bene bene, ma bene bene, guardate un po'. Uno, due, e qua c'era il quarto, ma qualcuno l'ha schiacciato. Questo lo diamo al bosco. Ora ritiriamo su. Allora, ragazzi, sto video mi sa che dovrò farlo in due parti perché è impossibile. Allora, facciamo questi qua, quelli che ho appena raccolto. Guardate, qua, bellissimo, bello, spettacolare. Questo, mamma mia, questo. Vedete, io qua non ci avrei mai guardato se non trovavo quello lì sul passo. Io in questa costina non ci sarei mai venuto. Guarda un po'. Dai. Ragazzi, sono scoppiato, però non mollo. Sono praticamente quasi alla macchina, sto facendo il giro nell'ultimo pezzo. E chiedo alla gente un po' più informata di me, perché poi io a parte ovuli e porcini non raccolgo altro. Che tipo di funghi sono questi? Se me lo scrivono nei commenti, perché qua ce n'è abbastanza. Ora, io me li raccolgo naturalmente, ve ne faccio vedere uno in uno stadio un po' più grosso, un po' più avanzato. Se qualcuno mi scrive nei commenti che tipo di fungo è, se lo sa, grazie. Allora, sono sempre sul passo. Vabbè, la macchina è lì sotto, è lì. Ho beccato ora due ragazzi che salivano, che erano appena arrivati, chiedendomi se c'era qualcosa. Gli ho detto che qualcosa c'è, ma bisogna aguzzare bene la vista. Ma quando dico che bisogna aguzzare bene la vista, bisogna aguzzare bene la vista. Io stamattina non sono passato di qua, ho fatto un altro giro. Ora scendo dal passo per fare più veloce e guardate lì cosa c'è. Siete pronti? Perché bisogna fare un bel salto. Tenetevi, abbiamo, attenzione perché ne ho visti altri due saltando. Quindi guardate dove sono, ce n'è uno qua. Ok, poi uno capovolto. Cioè, questo sarebbe
Io lo raccolgo così, capovolto. Ormai nascono in tutte le posizioni. Ok? Scusate, ma sono in bilico. Poi, continuiamo senza schiacciarne, perché mi sa che qua di nuovo ce n'è un bel po'. Ce n'è uno. Ok? Bello. Due. Bellissimo. Là ne vedo uno talmente piccolo che non ci vado neanche a vederlo. Poi un altro. Bello anche questo. Questo che è il più bello di tutti, che è quello che ho visto da distante. Poi cosa abbiamo? Questo, che lo lascio. Lassù c'è un altro. E ora, prima di ributtarmi giù, ora però come cazzo faccio con i funghi in mano a buttarmi giù di lì? Vabbè, qualcosa farò. Allora ragazzi, c'è l'obiettivo sporco. Ok, niente, vi saluto perché sto morendo di fame, devo ancora mangiare. La giornata è andata più che bene, vi faccio vedere. Benissimo. Non so se arriveremo ai 1,5 km secondo me, ma va più che bene. E vediamo un attimino se entro sabato riesco a fare un altro giro. Vediamo col tempo come sono. Io vi ringrazio, se siete sempre curiosi di capire dove sono andato, dove sono venuto per funghi, seguite sempre i miei due canali Instagram. Lì metterò qualche foto che vi può dare qualche indizio se siete interessati. Ragazzi, al prossimo video. Peace! Prima è possibile, non posso manco mangiare in santa pace. Allora, ero lì con la macchina che stavo mangiando, mi cade l'occhio, porca puttana, e non posso neanche mangiare. Guardate cosa c'è qua, mangiatissimo. Il gambo te lo lascio, però questo di nuovo era una estattina. Guardate che bella che era, sanissimo, me lo prendo questo, mamma mia. Va bene, ora cerco di finire di mangiare.